Benvenuti in questo nuovissimo vlog anche oggi. Passeremo 24 ore insieme. Ok, diciamo che anche oggi non è partita molto bene, ma se è come ieri finirà benissimo perché ci siamo svegliati tipo e il nostro volo del ritorno del prossimo viaggio che faremo è stato cancellato da Ryanair così, senza preavviso, senza un motivo, così a caso e quindi abbiamo dovuto cambiare, ma adesso tutto a posto, l'ho ricomprato e va tutto benissimo. Allora, ovviamente, come vi ho detto ieri, andiamo a San Babila, nella clinica Skin Lab di Milano, per fare un controllino veloce, un check-up. E nel frattempo vi devo dire che insieme ad un amico ho comprato i biglietti del concerto di Rosalia, anzi, la Rosalia del 1° dicembre a Milano. Quindi da qui al 1° dicembre, ciao ore, però insomma, nel frattempo si sono presi. Adoro, vedete come si può cambiare una giornata partita male subito in bene? Good vibes, mi raccomando. Me la sono tirata. Allora, ora che ho messo i giacchetti, tutti quelli invernali, sotto il letto, quindi nascosti, quindi lontani, è tornato il freddo? Fatemi capire. Io sono scioccato. Comunque sono partito tipo mezz'ora prima questa volta, dato che faccio sempre ritardo, perché non devo più far ritardo. Ce l'ho fatta. Oggi sono 5 minuti in anticipo, adoro. Ormai questa è la mia stanzetta. Ma forse dovevo stare qua. Oh, aspetta, non l'ho lasciato troppo alto io. Ah no, sono io che sto. Ok, meglio. Non senti. Allora, ragazzi, abbiamo fatto un po' di peeling, come sempre. Ora, io sbaglio sempre che vengo qua che non mangio perché mangio dopo e mi brontola sempre lo stomaco e faccio le figure barbine, mi vergogno tantissimo. Sto cercando di parlare per non far sentire il brutto. Ora, io ho chiesto di riguardarmi un attimino le labbra per vedere se ce l'ho sempre, se l'ho mangiato praticamente. E ora guardiamo, facciamo un ritocchino veloce. E tutto bene, adoro. Bel rilassamento. Il mio peggior nemico. Attenzione, per i prossimi 15 secondi ci saranno delle immagini con un ago, quindi se vi dà noia potete saltare. Vado. Come ti sembra? Bene, bene. Bene, bene. Vado. Ci vediamo tra 5 minuti. 5 minuti passati, sgonfiato tutto. O quasi.
Ragazzi, fatto. Allora, poi per le labbra mi ha detto ce l'hai ancora. Quindi ho detto vabbè, allora aspettiamo un attimino prima di ritoccare le cose. E adesso tappa obbligatoria da Starbucks. E poi, non lo so, giornata tutta da scoprire. Pranzetto vegetariano. Io no. Muoio. E dopo pranzo un bel caffè, perché me lo merito. Breve sosta da Zara prima di tornare a casa. Stiamo facendo un girettino qua e io ho preso dei jeans che mi mancavano. E poi mi piacciono ora anche questi gileini fatti così, ma non so mai cosa metterci sotto. Carino, il nuovo negozio di Armani Exchange. Lo amo. Allora, ce la sto facendo a tornare a casa, che per oggi fuori di casa ho resistito anche abbastanza, ma questo è un argomento un po' più serio che voglio affrontare magari con voi con un vlog dedicato. Comunque, arrivo a casa e vi faccio vedere, o meglio, vi spiego che fine ha fatto Harvey, cos'è successo ad Harvey, perché sono, diciamo, tipo tutta la settimana che sto ricevendo commenti tipo: ma che fine ha fatto Harvey? Ma perché non ci mostri più Harvey? Ma è successo qualcosa con Harvey? Cosa gli hai fatto? Cosa ne hai fatto di Harvey? Quindi evidentemente quando io dico non vedete i miei vlog, ho ragione. Però così almeno oggi mettiamo un punto e vi spiego un po' tutto quello che è successo con lui. Come sta? Che fine ha fatto? Dove è? E se è sempre vivo? No dai, è vivo, sì, vedrai. Fatemi ci arriva. Poi devo fare la reaction della Pupa il Secchione Show e al Pupa Party di Mediaset Infinity, che probabilmente vi metterò stasera, sempre qua. Non lo monetizzerò, anche perché non posso, perché non possiedo i diritti di questo programma, sperando che non me lo blocchino proprio. E poi cosa? Mi devo allenare? E prima devo fare delle cose al computer con la banca per quanto riguarda fatture e robe varie che mi sono dimenticato di fare stamani. In tutto questo, bellissimo tempo qui a Milano, ovviamente. Io metto via tutte le robe invernali e Milano mi prende in giro. Stiamo scherzando. Ok, sono riuscito a fare tutto tramite l'app del computer o della banca e adesso vi faccio vedere Harvey. Allora, sto fuori un attimo perché c'è Diego, sta lavorando, se no poi mi disturba. Cosa è successo? Praticamente milioni di mesi fa, quando vi ho presentato Harvey, come tutte le cose o quasi, ci sono state tantissimissime polemiche. E dal momento in cui ve l'ho presentato al momento in cui ho continuato a farvelo vedere, non riuscivo a contare tutti i direct e tutti i commenti di persone che mi scrivevano dicendo: ma lascialo libero, ma perché non lo porti al parco, ma perché te lo sei preso e l'hai rinchiuso lì che sta malissimo, ma perché hai fatto una cosa del genere, ma poverino, è di lì, ma è illegale, tutte queste robe là. Quindi io tempo fa, durante uno dei miei ennesimi vlog, avevo preso questa decisione di non farvelo più vedere. Ve l'avevo detto dicendo: guardate, tanto Harvey rimane qui con me, non lo mostro più perché non ho più voglia ogni volta di rispondere alle solite critiche, ai soliti commenti dicendo: non è vero che è illegale, è legalissimo, non posso abbandonarlo perché morirebbe, quello è un tipo di riccio, un tipo di animale che in natura qua adesso morirebbe in 3 secondi, e quindi non dico che è fatto apposta per stare con gli umani, perché comunque è sempre un animale selvatico, ma
vive molto meglio, per esempio, con me rispetto in natura. Per esempio, un riccio africano in natura dura un anno e mezzo, mentre con gli umani la vita media è dai 3 agli 8 anni, dipende come sta. Detto questo, non ve l'ho più mostrato fino a quando non vi ho fatto il video del Makeover Home Extreme Edition Room, però, quando ho cambiato tutta la camera, che ho tolto il solpalco, perché prima il riccio stava in camera con me, e poi vi avevo fatto vedere che l'avevo spostato più verso la cucina, perché in camera mia non c'entrava, e poi sinceramente non fa un buon odore dentro una stanza chiusa, ok? Gli serve anche un po' d'aria. Detto questo, premessa fatta, il riccio è sempre con me. Il riccio è vivo, sta bene, è sempre più grande, e ora vi faccio vedere per l'ennesima volta dove l'ho posizionato. Eino è qua. Ora è riuscito a accettare quella casa, infatti si rinchiude sempre lì, ma sta qua, qua, ok? Dove c'è la TV. Ora, quando poi stasera si sveglierà, ve lo farò vedere un'altra volta. Però, ancora, perché tanto ormai vi conosco, è sotto la televisione, ma quella televisione sta sempre ferma, sta sempre spenta, è accesa solo tipo 20 minuti il giorno quando pranziamo, ma poi io uso l'altra televisione, e sta benissimo. Da quando sta di qua, piuttosto che in camera mia, che gli rompo sempre le palle facendo i video, parlando ad alta voce, con le luci e tutto quanto, vedo che si muove molto di più, è molto più contento, è sempre più sveglio, e quindi dorme un po'... Cioè, la notte fa tutto quello che deve fare, e cioè mangia, caca, fa la pipì e va sulla ruota. Quello che deve fare un riccio, ma sta benissimo. È anche grosso, sempre più grosso così, ma ve lo faccio vedere dopo. Detto questo, ragazzi e ragazzi, ecco che fine ha fatto Harvey. Tutte le teorie di cospirazione del tipo è morto, lo hai abbandonato, lo hai regalato agli altri perché ormai i video non ti facevano più views e non ti servivano più a niente, non sono vere, ok? Ci siamo? Quando parto per i viaggi tipo in Toscana e tutto quanto, io vi avevo fatto vedere che gli ho comprato il dispenser automatico, che tramite l'app del mio telefono io lo vedo anche con le telecamere, ci posso anche parlare, e gli do automaticamente anche a distanza il cibo. Per quanto riguarda l'acqua non è mai un problema, perché lui beve poco, ma comunque gli riempio sempre tutta la ciotola, e se sto via per più giorni gliene riempio due, perché non si sa mai. Ma sta benissimo, non ha malattie, non ha niente, non l'ho abbandonato, sta, almeno lui, benissimo, quindi state tranquilli. Adesso, dato che Diego sta lavorando e quindi c'è la musica, c'è lui che parla e tutto quanto, e non posso fare al momento il video reaction, ne approfitto per montare un altro video, così poi sarà già pronto, e è un video super epico che ho registrato scorsa settimana, è bellissimo, non vedo l'ora di mostrarvelo e rideremo tantissimo. Ma prima, ragazzi e ragazzi, vi faccio vedere brevemente le due cose che ho acquistato oggi a Milano. Sì, ho preso quei pantaloni che vi avevo fatto vedere scuri, così, perché non ne avevo, o meglio, ne avevo un paio di così scuri, ma l'ho usati così tanto che li ho distrutti e quindi non li usavo più, li ho buttati via e quindi li ho voluti ricomprare. Non mi ricordo mai io che taglia ho preso, una 46, guardiamo, l'ho pagati 30 euro tipo, 29 euro e qualcosa e 90, ma ora me li provo per vedere come mi stanno. E poi da Footlooker ho ricomprato questa magliettina dell'Adidas, che già riavevo, ma super notiziona, mi sa che sono ingrossato un pochino con le spalle, perché avevo comprato una S e a parte che era diventata tipo tutta scolorita, perché l'ho usata anche questa veramente tanto, e poi mi sta stretta, quindi sono ritornato, ne ho comprato un'altra adesso così, taglia M, e così fa matchy matchy con gli shorts che ho comprato sempre uguale, del solito colore, con le solite strisce e tutto quanto. E anche questa l'ho pagata 29,95 euro. Ora mi provo i pantaloni e poi continuo a lavorare un pochettino. Ah, mi cade tutto. Come posso fare per non farmi vedere le mie nudità? Quanto sarà scemo. Ok, così. Ora lì mi vedono tutti vicini. Adoro.
spero che la taglia sia giusta. Non sono super skinny, perché mi avete detto tutti che sono l'unico al mondo ad usare ancora i jeans skinny. Ma scusate se a me piacciono quegli skinny e non quei cosi anni 90 larghissimi, ma sono semplicemente slim fit, il che significa che sono stretti, ma non abbastanza per i miei gusti. Ma bisogna far così. Ora, l'importante è che non tornino mai di moda quelli a vita bassa, che so, e in queste ultime Fashion Week hanno mostrato tutti pantaloni a vita bassa, ma io non li comprerò mai, mai. Ora, mi davo abbassandoci così. Ok, dai, mi stanno. Oh, sì! Sì! È la mia taglia! Ok, sì, li amo! Mi piacciono! Bene, ho trovato, secondo me, il modello giusto per me. Gli slim fit, che sono strettini ma non troppo, e che è un giusto compromesso per i cropped e gli skinny. Adoro, mi piacciono, che belli! Sì, meno male, ho fatto una... fammi vedere il culo. Ok, ho fatto un bel acquisto, belli! Mi piacciono, mi piacciono! Altre cose, io adoro che tutti i miei try on haul, come Carletta Dolce negli anni d'oro, li devo fare sempre per farvi vedere dallo specchio che monto nel letto. Solo che questa volta il letto è grande e alto soprattutto. E avevate ragione voi, come sempre, o quasi, nel convincermi a farmi cambiare il letto, ok? Perché ve l'ho fatto vedere ieri tutto il montaggio di questa nuova rete, perché se non lo sapete ve lo ripeto ennesimamente, io dormivo in terra adesso, sono passato tipo dal soffitto a in terra, ma effettivamente devo dire che rialzandolo in questo modo di tipo 35 centimetri, 38 dovrebbe essere, ho dormito molto meglio, nel senso che mi sono svegliato molto meglio senza il naso chiuso per via appunto della polvere, perché evidentemente quando ero proprio in terra terra con la polvere morivo. Ma che c'ho qui? Ok, adoro. Ah, comunque meno male, vedi, mi si è già riempito. Oh, che i solchi stanno passando. Ah, ora mi butto a letto col telefono, ai movie, e monto quel video. Fatto, ho montato tutto il video. Ho fatto anche un TikTok, tra l'altro, che lo caricherò stasera. E faccio lo spuntino. Sono fissato adesso con la focaccia genovese. Non lo so, mi piace troppo, troppo buona. Tutto questo, già, sto continuando a lavorare. E io non posso fare video reaction. Raghi, comunque, stavo rispondendo a delle email, no? Di lavoro, ovviamente, e ho notato, cioè, più che altro avevo ragione ad investire anche sull'altro social, sul TikTok, e a rompervi sempre i maroni dicendovi andatemi a seguire anche lì, e soprattutto a sprecare, spendere super energie per cercare di fare video nuovi anche un po' diversi rispetto a qua, lì su TikTok, perché ho notato che, per esempio, ho appena risposto a due email di proposte lavorative, che poi non si sa se alla fine andranno a buon fine oppure no, ma come proposta queste aziende richiedono video su TikTok, quindi nemmeno più Instagram, YouTube non ne parliamo, però TikTok praticamente è il nuovo social che è predominante, quindi sono arrivato anche troppo tardi. Andatevi a seguire, vi prego! Abbiamo bisogno di fare super big money per poi finanziare nuovi viaggi, per fare nuovi vlog qua su YouTube. Andatevi, prego! Adoro, mi piace questa nuova versione di me. Voglio morire. Mi devo allenare. Oh, via! Allora, il segreto per allenarsi quando non hai voglia è pensare che tra pochissimi mesi è estate e non mi voglio più vergognare ad andare al mare. Quindi andiamo, leviamoci, cambiamoci e facciamo un po' tutto. Che
pezzo, guardate quanti pesi. Diego ride. Ok raghi, finito anche oggi. Adoro la mia quasi un'oretta di roba. Ho fatto tutto. E poi è bellissimo perché faccio sempre le Instagram stories, che appena faccio due esercizi mi sembra sempre averci i peggio muscoli super subito dopo. E quindi boh, mi prende super bene. Poi però guardo la foto e dico: ma che cacata, ma non aumenterò mai. Vabbè, comunque sono super super contento. Ora andiamoci a fare la docciolina. No dai, c'è Diego, non sarei più il muscoloso della famiglia. Vabbè, vado a fare la doccia, è meglio. Prima però mi è venuta fame, quindi come Diego insegna, bisogna mangiare un po' di questo e un po' di questo. Allora lo metto qui in questa ciotolina super bella. Il fatto è che serve un po' di merdina, quindi ci ho aggiunto la maionese. Poi mi domando perché non cambio mai, ovviamente, però buono, buono. Allora raga, sono le 21:19, devo tipo ancora cenare, in realtà non sono riuscito ancora a fare il video reaction, anche perché Diego ha finito di lavorare ora. Quindi mi sa che stasera ormai salta, ma penso, spero di farlo domani per poi mettervelo lo stesso comunque tra poco. Vediamo, vediamo, anche perché poi devo trovare il metodo per non farmi bloccare il video. Insomma, se vedrete stasera verso le 18:19 quel video in questione, il reaction al Pupa Party, dove ho partecipato, vuol dire che è andato tutto a buon fine. Se non lo vedete, correte su Instagram perché sicuramente vi scriverò o vi dirò cosa è successo. Ora, devo mangiare. Però ho mangiato tipo un'ora fa quel cosino lì dei fagioli, quindi non so se ho molta voglia, ma qualcosa mangerò uguale. E poi mi metterò qua a letto a vedere i documentari di Disney Plus, che ora sono la mia fissa, che mi calmano molto. In realtà ho scoperto questa cosa, sono molto carini e li riguardo anche se li ho già visti, anche perché li ho finiti tutti. In realtà sì, quelli che mi interessavano tutti, quindi li riguardo a ripetizioni perché trovo sempre roba interessante. Mi piacciono molto i documentari sugli animali. Anyway, direi che anche per oggi siamo stati insieme per ben 24 hours. E quindi io vi ringrazio tantissimo. Scrivetevi qua sotto, se avete commento, tutto quello che volete. Ah no, vabbè. Adesso vi saluto e vi dico ciao al prossimo video, però subito dopo ci sarà la clip con Harvey, quando si sveglierà vi devo far vedere perché ve l'ho promesso oggi, mi è venuto in mente ora. Quindi ci vediamo domani con il prossimo video e o dopo con il video reaction se uscirà e tra un secondo con Harveyino. Ciao! Siccome è tardi e non esce, sta dormendo evidentemente ancora piccolino, perché gli sto rompendo un po' i coglionini, però è qua, vedete, sta respirando, quindi è vivo e non gli diamo noia. Ho aspettato il più possibile ragazzi, ma però sono le 3, lo sta facendo apposta secondo me, perché mai è successa una cosa del genere. Ma evidentemente perché stasera gli ho rotto un po' coglioni, perché gli ho lavato tutto, gli ho cambiato tutto, gli ho rimesso il cibo e tutto quanto, quindi forse l'ho stressato. Però avevo detto che lo dovevo aspettare sveglio. Il fatto è che devo ancora montare tutto sto video e caricarvelo, non ce la fa più. Ora va bene tutto, ma ha rotto un cazzo. L'importante è che ve l'ho fatto vedere, è vivo, respira, è tutto quanto. Ve lo farò vedere nel prossimo vlog.